Buonasera, siamo con Mauro Quacquarini dell'omonima azienda qui a Serra Petrona nelle sue vigne. Eccoci qua. Sono Mauro Quacquarini dell'azienda Alberto Quacquarini. Ci troviamo nella patria della vernaccia di Serra Petrona, qui proprio il cuore della nostra azienda perché stiamo in mezzo ai vigneti dove abbiamo anche la cantina di prima vinificazione e la cantina dove facciamo anche l'appassimento per le uve. Parliamo di questo vitigno autoctono, vernaccia nera. Siamo a 500 metri di altitudine sul livello del mare, per cui siamo proprio ai limiti della viticoltura, dove con questo vitigno vernaccia nera viene fatta storicamente la vernaccia di Serra Petrona, che è uno spumante rosso. È un prodotto unico perché parte da un vitigno autoctono, perché ha un metodo di lavorazione unico e perché è su un luogo di produzione particolare unico. Siamo nei preappennini. Il territorio di Serra Petrona va dai 300 metri fino ai 1000 metri, che è il Monte d'Aria. Abbiamo detto vitigno autoctono e abbiamo detto metodo unico, perché la vernaccia di Serra Petrona almeno il 40% del raccolto deve essere messo in appassimento. Il resto viene pigiato all'atto della vendemmia. La cosa più laboriosa, più particolare, è proprio il fatto dell'appassimento, dove bisogna selezionare i grappoli che siano integri, sani, portarli all'interno di questo che noi chiamiamo locale di appassimento, dove vengono appesi e lasciati per circa 3 mesi. Dopodiché, quest'uva, fine dicembre, primo di gennaio, viene rivendemmiata da questi locali. E il mosto viene rigovernato, riaggiunto al vino di ottobre e fa una seconda rifermentazione. Con questi passaggi, con queste fasi, abbiamo ottenuto il vino base spumante Vernace di Serra Petrona. Poi c'è la terza fermentazione, metodo Martinotti o Charmallungo, che è la spumantizzazione, dove con questo metodo decidiamo se ottenere il tipo dolce o secco, con abbinamenti completamente diversi. Vinificate anche in fermo questa vernaccia. Oltre alla storica vernaccia di Serra Petrona, che ormai non è più una DOC ma una DOCG dal 2003, è stata la prima DOCG delle Marche, nel 2003 è stata anche riconosciuta la DOC Serra Petrona. Il Serra Petrona è un vino fermo dove si cerca di esaltare l'aromaticità di questo vitigno. A differenza della vernaccia di Serra Petrona, della vernaccia di Serra Petrona, per questo vino non è previsto l'appassimento, ma è un vino dove bisogna lavorare le uve in vigna a una vendemmia abbastanza matura, dove viene fatta la vinificazione e a fermentazione naturale e può essere commercializzato l'anno dopo. Qui mi dicevi hai 35 ettari di vigneto più o meno, la conduzione è in biologico, mi sembra, giusto? Abbiamo tutta l'azienda certificata biologico, non acquistiamo né uva né vino. Ormai anche la cantina è biologica e sulle etichette riportiamo il marchio biologico. Bene, vitigni bianchi in zona? Vitigni bianchi, noi facciamo un brut fatto con del verdicchio e della vernaccia nera vinificata in bianco, 50%. È un prodotto molto particolare, molto accattivante. Diciamo che è un brut che rappresenta un po' il terri nostro territorio del Maceratese con i due vitigni autoctoni, verdicchio e vernaccia nera. Qui siamo nella vallata Cesolone, mi sembra Qui mi avevi siamo nella detto. nostra vallata a cavallo tra la vallata del Chienti, che la troviamo a sud, e la vallata del Potenza, che la troviamo a nord. Questa è l'unica vallata intermedia tra queste due grandi dorsali. Bene, piena di boschi intorno, quindi Qua c'è un come diciamo, escursioni è come te. se fosse un grande anfiteatro. Abbiamo un microclima per l'aromaticità del vitigno delle nostre viti eccezionale. Bene, ok, ti ringrazio. Grazie a lei. Alla prossima.